Ciao a tutti! Bentornati! Dal paese della noia, anzi dal pianeta della noia. Puoi anche non urlare però. Ah, ok. Grazie. Poi dico che ci sentiamo bassi. E alzi il volume dopo. Ma sei cattivo. Comunque questo è Star Wars The Old Republic. E siamo su Hoth, il paese che sembra caldo dal nome, in realtà è freddo, c'è la neve e vi romperete il cazzo a morte! Come è successo a me? Io pensavo che fosse un paese divertente. No, guarda, ti spacchi le palle. Allora... ho ucciso finalmente il Jedi che ero venuto a cercare su questo pianeta. Ovviamente prima di ucciderlo ho il nastro sucato, perché se sbagli a girare durante le quest finisci da una parte dove è pieno di mob elite, ti fanno un culo così e schiatti da solo. Quindi ho passato 2 giorni a cercare il giro buono e quindi sono ancora a livello 37 e il nastro suco. Mi mancano 50 giorni, ma giuro che se avevo qualcuno a cui dargli gli rilevo 50 giorni giocatici. Perché questo gioco... Puoi usare questo canale... No, perché è collegato agli altri account, mi inculerebbero... È vero, mannaggia. Mi inculerebbero i giochi della Play, un casino. Comunque, ragazzi, se ci state giocando e vi divertite, beati voi, come si dice a Roma, che non capito un cazzo. No, non è vero, beati, per fortuna che non vi divertite. Non siamo tutti uguali. Io mi rompo troppo le palle. Comunque, adesso cerchiamo di capire dove devo andare. Ah, a piedi a ammazzare delle robe qui. Perché a piedi? Non hai il tuo... Sì, adesso accendo l'acqua scooter. Ho capito, l'acqua scooter non mi rifunziona. Ah, benissimo. Il mio... Ah, forse aspetta, scusate, c'è sempre questo problema. Adesso dovrebbe rifunzionare. Collabori? Il G13 non collabora. Che bello. È un po' un problema se non collabora il G13. Chissà perché non collabora. Adesso passeremo. Allora, questo è selezionato. Scusa, ma non è proprio un profilo di Swotor, scusami. No, è giusto questo. Sì, no, un profilo, non c'è un profilo di Swotor, cioè, sono tutti i profili tranne quello di Swotor. Sto usando gli stessi tasti del Signore degli Anelli, ma adesso ho capire perché non collabora. Sembra che non è nemmeno acceso. Ma come nemmeno acceso? Vabbè, proviamo a giocare con i tasti. Per dei segni della registrazione andiamo avanti sbattendoci le palle. Allora accendiamo qui il motorino. Accendiamo il motorino, è veramente grezzo. Sì, e che vogliamo fare? Interrompavo la registrazione per rifare partire il G13, non mi sembrava. Ah, salta pure! Sì, c'è il motorino che salta. Comunque, prima per la senza io G13 ripeto, è proprio brutto. Sì. Dimmi che c'è di Carucci in questo gioco, io ti dirò che hai ragione. Io non ci gioco, infatti. O sto rosicando che non mi funziona il G13, che non hai idea. Vabbè, magari lo devi solamente staccare e riattaccare, ma l'hai fatto partire? Sì. Magari l'ho fatto partire. No, sì, al partito ci stanno i dati da sopra. No. Di solito fa sta cosa, adesso ci fermiamo a parlare del mio G13. Quando vedi qui ci sono, voi non lo vedete ma noi sì, ci sono in alto al G13 delle lettere che sono i profili. Però vedi, non si cambia profilo, quindi sospetto che sia tipo nastro bloccato. Può essere? Sì, posso provare a staccare e riattaccare. Prova. Ma non li fare. Tanto voglio dire, se il gioco rompe palle. Sì, vabbè, diciamo, usate il G3. No, comunque il G3, a proposito, se lo trovate a un prezzo di onestà. Un'ottantina di euro costa. Nella grande distribuzione. Io ve lo consiglio perché è veramente una grandissima figata. Più o meno quello. Ok, è ripartito. E okay. Cioè aveva bisogno di. Di una spinta di emozionale. Spinterella. Ok, siamo tornati con il G13. Più contenti! Viva noi! Vabbè, dopo questa... Adesso non mi dica che faccio anche un po' di... snowboarding? Non penso proprio. Comunque, i paesaggi non li si può di nulla. Voglio dire. Ma quello non gli si è mai potuto dire. E che sembrano vuoti, sembri sempre da solo, 2 coglioni. Dici, ma che vuoi, su un pianeta ghiacciato, però che 2 palle. No? Non ci dovrebbe... Cioè, non puoi trovarci qualche altro giocatore, non ci dovrebbe essere qualcuno. Ah, guarda, secondo me hanno cappato tutti. Ah, a proposito, ho capito perché qui si deve cappare in 2 settimane, massimo. Perché? Perché sennò poi non trovi un cazzo di su questo pianeta, ci sono 12 giocatori, ti dico solo questo. In questa zona distanziata. Non ce la potrei fare. Guarda, giusto perché è già pagato. A proposito, entro la fine del mese devo prendere l'altro cavalluccio di Lotro. Ah, ho letto su, non c'entra nulla, però su Stall of Mordor, che ci sono tutti i cavalli di tutti i festival in sconto sullo store. Devo controllare quanti punti ho. Io ce li ho 2000 e passa. E c'è il cavallo del Runekeeper, ma tu non ce l'hai un Runekeeper? No.
Ho deciso Oddio, che non. in Mi realtà sì, ce l'ho il sono livello comprato quello 5, sai. dell'Hunter, ma ho deciso che ho fatto la cacata che a Miria gli compro solo quello del Champions. Ah, ti un giocatore, un giocatore! Viva, viva! Ok, Wow, mi sto emozionando. devo ammazzare qualcuno qua, credo. Non ho idea di chi. Però le Guardiamo la mappa. creaturine sono carucce. Ah, dobbiamo spring the trap. E quali sono le trap? Sanno quelle trap? Sì. Questa è una trappola. Sembra troppo lontano. Un paio dei tizi e noi li abbiamo sculato. Che carini che sono però. Sembrano tanti sissè. Dei sissè? Non ci avevo mai pensato che fosse sempre dei sissè. Non avevo il dubbio, guarda. Alcuno. Perché uno quando c'è la fantasia che gli cammina, sai. Tu Quando non non ci sta avevi bene. pensato. Quando uno sta bene, Guarda, esatto. quando uno non sta bene. La vera verità è quella. Beh. Ieri Gilberto mi ha chiesto se vale la pena giocare. Io ho detto guarda, risparmiati questi soldi, poi se ce l'hai da buttare. Ma anche se ce l'hai da buttare poi da noi, cioè. Oddio, sai cos'è? Che bisogna, se, secondo me è come Star Trek. Io sono un grande fan e dico ogni tanto ci torno su Star Trek. Non ho reputo mai un cattivo investimento avere la lifetime là. Ma. Guarda che Star Trek è 100 volte meglio di Guè. A proposito, hanno messo un sacco di novità. È ora che inizi a giocare Star Trek? È ora che le mie giornate diventino di 48 ore almeno. Beh, se no possiamo fare trasmissioni. Io voglio fare una trasmissione pure da Star Trek. With you. La facciamo? Promettiamo ai nostri milioni di ascoltatori, a quei 30 che ci seguono. Sempre il solito, sai. A voi che vi accuseranno di non fare un cazzo dalla mattina alla sera e passarlo su YouTube, seguiteci, fate bene, bravo. È bello giocare, non li state a sentire quelli che dicono che siete grossi, piccoli, che giocate, perdete tempo, non è vero. La gente a giocare ci ha costruito un impero. La gente ci lavora, ci percepisce uno stipendio facendo questo, fra le altre Non li cose. state a sentire. Ah, c'è un ragazzo che ha detto. Ci ha dato il nome dei suoi PG per l'otro. Promesso che adesso appena slogo qua, Andiamo ad carico l'otro e aggiungere. me lo aggiungo, promesso. E poi gli rispondo pure sul canale. No, mi ricordo il nome, ma abbi pietà, io non mi ricordo il nome, mi manco dei parenti. Posso confermare. Beh, qui ammazziamo della gente che fa un'invasione a caso. È quella di prima, né più né meno. Sì. E questa nuvola Che verde roba è? mi cura. Ah, a me sembrava una puzzetta. Ma io stavo di Sor Germana, però. A proposito, cogliamo il caso, anche se Sor Germana non ci ascolta, ma glielo diremo su Twitter. In realtà non è che non ci ascolta, ci segue, ma poi Si distrae. si distrae. Al grande Suoggi, col suo amico Jack, lo aspettiamo su Vindictus per una serata live from Vindictus. Live, noi ve la mandiamo registrata, però. Sai che dovremmo ripensare anche a fare i live? Non ne abbiamo più fatti. Ma Ma non sul live stream, ho visto altre TV su cui si è spostata Massively. Dovremmo andare lì. tentare non nuoce, Ah, proviamo. finalmente ci possiamo dire che ci è arrivato. Mi è arrivato Madden 12 Ancient. Finalmente sì. In realtà E mi sono gettato in questo ah, turbine. in realtà mi è arrivato. Sì, in realtà è arrivato a. È Sì. arrivato a me, in Lo realtà. possiamo dire forte. Gran gioco. Lo possiamo Sì, dire. Madden sì, ma secondo me più Ancient. bello. Sì, Beh, decisamente. l'idea dell'online franchise che ti compare con tutte le scritte, gli articoli. Ma tu sai che io preferisco il college football all'NFL, molto spesso, per tante cose. Poi, per carità di Dio, c'ha tutto un suo fascino, il professionismo serio. Sì. È Ma college football è college college football. football. E soprattutto c'è la banda, a me mi piace assai. Faremo delle puntate anche da lì. Abbiamo delle nuove Road to Glory che dovremo seguire. Ovviamente speriamo di avere un'altra vita per poterle fare. Il problema è proprio quello, quando? Perché nel frattempo uno continua a condurre la sua vita. Nel Sì. frattempo. Io sono qui e ma perché non mi dà. Perché sono un emerito coglione, non mi sono registrato qui e quindi non ci posso andare con l'acqua Con la motoretta. scooter. Scusa, si chiama Trash Outpost, ma io ci voglio riprovare. Trash Outpost non c'è, perché io sto qui, Trash Outpost dovrebbe stare a queste parti qua. Non ce Sono l'hai. incoglionito.
Bravo, bravo me che sono coglione. No, sono poco attento. Poi dicono che non so giocare, mi Sei accuseranno. distratto. Mi accuseranno di non fare. Ah, quando ho scritto che avevo difficoltà expare che mi erano finite le quest, in realtà ce le ho le quest, potete leggere. Erano finite quelle del mio livello fattibili in quella zona. Mi è stato detto se facevo le quest spaziali. Cioè, qualcuno mi. Le quest spaziali non sono altro che delle quest nemmeno troppo difficili, basta attrezzare la navetta appositamente spendendo dei denari del gioco. Sono un grind assurdo. Io credo che nemmeno Space Invader nei primi anni 80 facesse così cacare. Ricordo un paio di titoli. Guarda, faremo una puntata su quanto fanno cacare le missioni spaziali. Vabbè, non l'ho mai vista io. Praticamente sta navetta non manco piloti, la sposti semplicemente. Dio, non mi ricordo adesso il titolo, c'ho sto flash. X-Wing. La serie X-Wing ispirata qui era un quarto di volte di milione meglio di questa merda. Guarda, c'è perfino un titolo Microsoft, sempre con sta navetta che si volavano. Inizi anni 90, 93, 94, 95, questi anni qua, c'erano un sacco di questi giochi spaziali, dove tu guidavi questa astronave spaziale, facevi il pirata. Addirittura me ne ricordo uno che tipo devi fare. Io facevo sempre il. Ammazzavo le navi con i civili e mi rubavo i civili col raggio trattore e li vendevo come schiavi. Dopo mi figa che mi inseguiva la galassia. Comunque, a parte Sei questa sempre il cosa, solito. sì, a parte questa cosa, quelli erano un miliardo di volte meglio come combat spaziale di questa merda. Tu mi dirai, ma non è la parte principale del gioco, e allora che cazzo ce l'hai messa a fare? Però per i miei coglioni, a grindare la navicella. Praticamente basta che ti metti Guarda che hai dritto. fatto tutto da solo. Vabbè, no, perché immagino che la gente commenterà, i fans del. Dove ancora trovare un fanzilotro? A parte Michele, tu sei un fans perché. Boh, ti piace, vabbè. Pure Ciro è un fans, eh? Il Nob. Tipo, credo sia 47, 48, ma lui è un fans della saga. Ecco, non lo sapevo io. Chi ho beccato? Oh, allora, parliamo di questa cosa. Avete appena visto gente uscire da sottoterra. Tartarughe. Sì, ma è ghiacciato. Quanto cazzo di freddo ci può stare sottoterra? Dai, Ma tu che ne sai come sono fatti questi? Scusami un po'. per favore. Ma dai, per favore, lo dico io a te. Ma stai a difendere sto gioco? No. Ah, mi pensavo. Te lo discono. Dai, per favore. Ah, e le spell che partono con 4 di ritardo? Non per una latenza del gioco, non ho latenza, cari amici vicini e lontani. Fa proprio schifo. Comunque, come le tartarughe. Ho visto giusto qualche giorno fa un cartone animato per il Cineforum dove due tartarughe fanno un agguato da sotto alla sabbia esattamente allo stesso modo. Che culo. Beh, Per comunque. dirti, quello è No, un vabbè, cartone però. destinato ai bimbi, quelli veri. No, ho quasi fatto 38, comunque. Dende scherzando poi alla fine. Non so cosa ci sia da ridere, nemmeno da scherzare, però. Stiamo per arrivare. Dai, che ce la puoi fare? Oh, sai che questo ero convinto di averlo preso come punto? Sono convinto di strane cose, ma infatti è quello. È meglio che non ti convinci di niente, No, c'hai ragione. perché la maggior parte delle volte sono convinzioni che non stanno né in cielo né in Quindi, terra. perché ci dovrebbe essere sinistro che dico una manica di cazzate? Non si sa? Ah. Ne so, siamo simpatici. Probabilmente. Vi evitiamo di comprare dei giochi di merda. No, non solo dei giochi di merda, perché poi sopra uno che scrive. Mi ricordo, c'è un canale che scrive giochi di merda, un coglione. Comunque, non. Giochi che forse non valgono i soldi che vi chiedono. Oh, ci sono queste nuove. Oh, questa è da ridare. Questa è da ridare, spero. Ah, sì, B24 devo dire queste. Cutscenes. Vale, sì, dai. Bla 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 Oh. bla bla. Ok, Evviva! mi piglio le commendation come al mio solito, poi un'altra qui, credo, 11.000, poi ti danno un fracco di. Cioè, quattro questi qua ci danno un vomito di exp. Sì, ma fai un vomito di strada. Sì. Vabbè, le salto perché. For the sake della registrazione, perché sennò facciamo un quarto d'ora di registrazione. Vedi, questo ti fa expare per quello che dico io all'otro. Per tutti i chilometri che avrò fatto non ho ricevuto un punticino di exp. Qua, guarda quante te ne danno. No, tu all'altro se esplori per il Nilesp, i did ti sei dimenticato. Sì, però per il solo fatto stesso di camminare no. Ok, abbiamo un'altra missione, credo. Ah, un altro giocatore, Moz Moz. Ok, adesso che faccio? Ho qui quattro queste. Beh, adesso li possiamo salutare.
Credo che 15 Sono stati minuti minuti di di fuoto. chiacchiere. Ci rivediamo più in là, credo, visto che ci sono ancora una cinquantina di giorni. Non so se il capo a questo punto. Dipende da come procede Oddio, ce la velocemente. potresti fare, dai. Sì, se non ce la faccio, spero che ci perdonerete. Torniamo a parlare Amen. più spesso di Lotro. E su di altri giochi free-to-play. E ricordo sempre che sta arrivando febbraio. Ah, Ion. Ricordiamo a tutti Ion. Ciao ragazzi! Ciao!